Dirigente, una nuova iniziativa che arricchisce sempre di più l'offerta formativa dell'istituto da lei diretto, il Danilo Dolci. Oggi le donne di vino parleranno di vino con una progettualità a lunga scadenza. Perché questa iniziativa? Ma l'iniziativa è stata proposta appunto da questa associazione Donne del Vino, che è appunto è costituita da 1022 donne in tutto il territorio nazionale. Mi hanno proposto questo percorso formativo per la conoscenza del vino dei nostri ragazzi di sala, quindi mi è sembrato opportuno cogliere l'occasione al balzo, perché io sono sempre convinto che i nostri ragazzi debbano avere una formazione a 360 gradi. Un ragazzo di sala e una ragazza di sala, soprattutto visto che parliamo di donne, devono conoscere bene i vini che servono a tavola. Quindi, questi sei incontri saranno importantissimi. Importante è pure l'iniziativa, in quanto è portata avanti appunto da delle donne nel mondo dell'imprenditoria, che sono sempre delle mosche bianche, ma che in questo caso stanno dimostrando una grande capacità di iniziativa e di imprenditorialità, tant'è che ci sono diverse cantine in Sicilia che sono guidate da donne e che stanno avendo un grande successo nei mercati nazionali e internazionali. Questo significa offrire la possibilità ai vostri ragazzi anche di effettuare degli stage formativi presso le cantine. Sì, questo è previsto nel percorso, ci sono previsti due incontri direttamente di stage nelle cantine, ma io sono certo che nel momento in cui si avvia questa collaborazione, poi i nostri ragazzi e soprattutto le nostre ragazze avranno la possibilità di fare degli stage anche più lunghi nelle cantine. Si parla addirittura anche di iniziative ed esperienze a livello nazionale e internazionale. Quello di oggi è anche un investimento nel futuro. Se passa la mozione dell'insegnamento della disciplina vino presso gli istituti alberghieri, voi sareste tra i pionieri. Certamente, questo è una cosa importante, perché la conoscenza del vino è fondamentale per chi lavora appunto nel campo dell'enogastronomia. L'indirizzo si chiama Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera forse è più puntato sulla gastronomia che rispetto invece al vino. E questo, quindi, se dovessero pensare ad una disciplina del genere o comunque a prevedere dei programmi in cui si integra la conoscenza del vino, questo certamente è una cosa importante. Oggi si parla del progetto di vino. Quando nasce e perché l'idea di coinvolgere gli istituti alberghieri? Il progetto di vino è un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, che oggi conta 1022 socie, tra produttrici, manager aziendali, sommelier, agronome, enologhe, ristoratrice e giornaliste in tutta Italia. La nostra missione principale è quello chiaramente di promuovere i vini e territori del vino italiani, ma soprattutto promuovere il ruolo della donna, perché diventi sempre più centrale in questo settore che tradizionalmente apparteneva all'uomo. Oltre però che occuparci di vino in prima persona, una delle nostre missioni è anche quella di occuparci di formazione, in particolare formare le future generazioni di professionisti che assolutamente avranno spazio all'interno soprattutto delle nostre aziende. E quindi perché siamo qui oggi e perché è nato il progetto di vino pensato proprio per gli istituti turistici ed alberghieri? Perché vogliamo che il vino, che è tradizione e cultura, come dice lo stesso payoff del progetto, diventi materia scolastica come la storia, la geografia, l'italiano in questi istituti, perché lo è già in altre nazioni europee ed extraeuropee. Quindi abbiamo già cominciato l'anno scorso con una sperimentazione in tre regioni pilota, una di queste è la Sicilia, io sono la delegata della regionale per la Sicilia, quindi dell'associazione, e abbiamo coinvolto tre istituti l'anno scorso. Così come prevede il progetto, quest'anno abbiamo appena avviato il secondo anno di sperimentazione, mentre l'iter procedurale sta andando avanti presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quindi se l'anno prossimo il vino riuscirà a diventare, già a partire dall'anno prossimo, tra 2 anni, materia didattica, sarà grazie alla nostra iniziativa. Il metodo è assolutamente rivoluzionario, non didascalico, ma basato proprio sulla nostra esperienza diretta, l'esperienza della nostra professionalità, per appassionare i ragazzi a questo mondo e quindi fare in modo che un giorno, anziché cercare però, professionisti, giovani che lavorano nelle nostre aziende, ma anche nei ristoranti, nelle hotellerie, nei wine bar, fuori dalla Sicilia,
li cerchiamo, li troviamo pronti, preparati e entusiasti nel nostro territorio. Il parterre di ospiti è assai vasto, ciascuno con una propria peculiarità che metterà a punto nell'uditorio. Perché questa scelta mirata? Proprio perché nel mondo del vino oggi, per esempio il primo incontro qui al Danilo Dolci di Partinico, ci sono tantissime professioni, quindi a seconda delle proprie inclinazioni, passioni, interessi, i giovani scopriranno che si possono fare tante cose. Per esempio, quando raccontiamo che esiste anche il social media manager che si occupa di vino, rimangono loro che sono così social addicted parecchio, diciamo così, sorpresi, ma anche altre figure come quelli dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'enoturismo, che è effettivamente uno dei volani dello sviluppo economico, offre tante opportunità. E l'anno scorso nelle tre regioni pilota hanno partecipato 500 ragazzi, di cui 200 in Sicilia, e quest'anno invece il progetto è partito, la sperimentazione sta partendo in tutte le regioni italiane, dove c'è una delegazione delle donne del vino. Quindi siamo pronti, abbiamo già cominciato la scorsa settimana a Trapani, oggi ripartiamo da Partinico e tra qualche giorno anche a Catania. Quindi un po' prendiamo tutte le zone della Sicilia per parlare a più ragazzi possibili.